Benvenuti in questo nuovo video in cui, come vedete dal titolo, andremo a trovare la dimostrazione della formula risolutiva di un'equazione di secondo grado completa, quindi che è della forma che qui già ho indicato, ax quadro più bx più c uguale a 0. Chiaramente, essendo di secondo grado, diciamo, dobbiamo porre la condizione che a sia diverso da 0 il coefficiente di x quadro, altrimenti l'equazione si ridurrebbe a un'equazione di primo grado. Il primo passo che andiamo a fare è quello di moltiplicare ambo i membri per la quantità 4a, quindi questo ci è consentito dal secondo principio di equivalenza delle equazioni, che ricordiamo ci dice che moltiplicando, dividendo per una quantità non nulla ambo i membri di un'equazione, indipendentemente dal grado, otteniamo un'equazione equivalente, dove per equivalente ricorderete che significa che hanno le stesse soluzioni. Quindi andando a moltiplicare, banalmente otteniamo 4a quadro, perché una a vedete già c'era, più 4ab per x più 4ac uguale a 0. Andando adesso a invece utilizzare il primo principio di equivalenza, cioè quello di poter sommare, sottrarre, ma noi andremo a sommare una stessa quantità, diciamo, ad ambo i membri di un'equazione. Anche qui si ottiene un'equazione equivalente, quindi che ha le stesse soluzioni. La quantità che andiamo a sommare è b al quadrato, quindi otteniamo, vedete, lo stesso pezzo di prima, ma più b quadro a primo membro, e dove c'era 0 al secondo membro, ovviamente c'è solo b quadro. A questo punto andiamo a fare che cosa? Prendere solo il termine 4ac e lo portiamo a secondo membro, quindi con la regola del trasporto, che di fatti non è né più né meno che l'applicazione del primo principio di equivalenza tra le equazioni. Quindi quel 4ac a secondo membro trasportato diventa meno 4ac, vedete qui, quindi ovviamente scompare dal primo membro. Adesso noteremo che il trinomio che ci è rimasto a primo membro è esattamente il quadrato di questo binomio, 2ax più b, perché vedete il quadrato di 2ax è esattamente 4a quadro x quadro, il quadrato di b è b quadro, e questo 4abx è esattamente il doppio prodotto. Quindi alla luce di questa osservazione possiamo sostituire al posto del trinomio questo termine, quindi il binomio al quadrato. Quindi 2ax più b tutto al quadrato, perché ripeto, sviluppando questo quadrato otteniamo esattamente quel trinomio di sopra. E a secondo membro, ovviamente, per adesso rimane tutto uguale, quindi b quadro meno 4ac. Ma a questo punto, estraendo la radice quadrata, quindi no, la classica operazione di abbassare di grado, che è ciò che facciamo anche, per esempio, per le equazioni di secondo grado pure, tipo x al quadrato uguale a un valore k, diciamo, dove otteniamo x uguale più o meno la radice di quel k, a patto che quel k sia ovviamente maggiore o uguale a 0. Quindi, procedendo in maniera analoga, otteniamo, quindi vedete, a primo membro 2ax più b al quadrato diventa 2ax più b, perché abbiamo appunto abbassato di grado. A secondo membro invece appare la radice quadrata di ciò che c'era, b quadro meno 4ac, qui c'è un piccolo refuso, quindi ac, e appare anche il più e meno, ovviamente, ma tutto questo a patto che sia b quadro meno 4ac, ovviamente, maggiore o uguale di 0, perché altrimenti con la radice quadrata ovviamente non esisterebbe, quindi come vedremo pure alla fine non esisterebbero le soluzioni. Quindi otteniamo a questo punto, vedete, data questa, quindi il passo precedente, esplicitando la x, quindi che significa che il b viene portato a secondo membro, quindi diventa meno b più o meno la radice quadrata di b quadro meno 4ac, poi a quel punto è isolato il termine 2ax, dividiamo tutto per 2a e possiamo farlo perché la a l'abbiamo posta diverso da 0 all'inizio, e quindi ci viene esattamente, di fatto, la formula risolutiva. Quindi le x, qui ho indicato una sola x, ma nell'ultima videata, diciamo, aggiusterò la cosa, quindi meno b più o meno radice di b quadro meno 4ac fratto 2a. Quindi le
le due soluzioni reali, se esistono ovviamente come indicato, perché se il discriminante quel b quadro meno 4 a circa, ciò che sta sotto radice, se è maggiore di 0, ovviamente avremo due soluzioni, se è uguale a 0, avremo due soluzioni coincidenti, di fatto una sola soluzione. E questa è quindi la dimostrazione di come si possa arrivare alla formula risolutiva dell'equazione di secondo grado completa, che è giusto un inciso, chiaramente può essere utilizzata anche per le forme incomplete, quindi la pura, che già prima indicavamo, cioè quando il termine b è uguale a 0, o per la spuria quando il termine c è uguale a 0. Ci basta sostituire in questa formula sostitutiva risolutiva generale, appunto, o b è uguale a 0 o c è uguale a 0. Ovviamente è un uso, se vogliamo, improprio, no, di questa formula, perché sia nel caso della pura che della spuria riusciamo a risolverlo senza dover scomodare, diciamo, tutto questo procedimento. E questo è quanto.